Sera, 30 minuti di tutto e di più. Ho il piacere questa sera, quasi è passato un anno, lo ritrovo qui insieme a me, è il consigliere delegato al Centro Storico di Cosenza. Lo saluto, Francesco Alimena. Buonasera Francesco, benvenuto, come stai innanzitutto? Buonasera Fabio, bene, bene, grazie. Tu, come stai? Tutto bene, l'estate è finita, siamo ritornati adesso operativi di nuovo con 30 minuti, di tutto e di più, ho detto perché parliamo poi di tutto e di più. Sì. Ci eravamo lasciati col Centro Storico che stava partendo. Siete partiti? È partito, adesso è partito, mi sembra sia... Sì. Ormai è evidente, da quando ci siamo visti l'ultima volta, adesso diciamo è evidente che sono aperti, abbiamo aperto 13 dei 22 cantieri che saranno aperti entro gennaio, si vedono, diciamo, si incontrano dislocati in tutto il centro storico attraversandolo, alcuni, la maggior parte sono tutti quasi di agenda urbana, cioè agenda urbana ha fatto partire tutti i suoi cantieri. Iniziano quelli del CIS, due sono partiti, due partono in autunno, i restanti sette partono a gennaio, quindi c'è tutto il centro storico sarà un grande super cantiere di ricostruzione. Certo, c'è tanto da lavorare, insomma, non è che è facile, poi magari qua sento anche il sindaco più volte, abbiamo difficoltà, comune in dissesto, le solite cose, però insomma i cittadini poi vogliono anche un po' di ripartenza. Questo centro storico che si parla di milioni e milioni di euro, ma sono veri? Abbiamo difficoltà sull'ordinario, sulla manutenzione, soprattutto sulla manutenzione e la gestione dell'ordinario, perché quello dipende tutto dai tributi, quindi dalle tasse di noi cittadini, quindi Cosenza, diciamo, non primeggia come contribuzione fiscale, quindi questo impedisce a un comune, soprattutto quando è in dissesto, di riuscire a fornire servizi, diciamo, di un certo livello in mancanza di questa contribuzione. Sulle invece opere, diciamo, da approntare, quindi sul centro storico, fra CIS e agenda urbana, e sul resto della città col PNRR, invece abbiamo ingranato la marcia, infatti siamo fra le città più avanti sul PNRR in Calabria in questo momento. Come cambierà il centro storico, Francesco? Che tipo di interventi sono previsti al centro storico? Sì, allora noi abbiamo, attraverso, come sai, questi cantieri, questi 22 che saranno attivi a gennaio, l'infrastrutturazione fisica del centro storico, cioè attraverso questo noi approntiamo strade, illuminazione, piazze, giardini, soprattutto l'accessibilità, perché un luogo, se tu lo vuoi abitare di nuovo, deve essere accessibile, certo. Bisogna innalzare la qualità della vita di questo luogo, e a fianco a questo abbiamo approntato degli interventi tipo culturale e di welfare. Non solo stiamo espropriando ruderi per farne abitazioni, non solo stiamo ristrutturando vecchi luoghi della cultura per farne nuovi luoghi della cultura, ma abbiamo stanziato anche quasi 4 milioni di euro per finanziare imprese culturali e creative e associazioni che si occupano di welfare. Voi avete già cominciato a vedere, ma lo vedrete anche nei prossimi mesi, che attraverso agenda urbana abbiamo finanziato 19 imprese culturali che si insediano nel centro storico, Calabria Variopinta, l'evento che c'è stato all'Arena a inizio mese, sulle case minime, esempio, le case minime, e 20 progetti di welfare, di cui IAMU, quello che abbiamo realizzato alle case minime è... Come si chiama? IAMU. IAMU. Sì. Ci amo o non ci amo? Esatto. Ci amo, eccolo qua, ci amo, lo vedete qua, è questo, sì, c'è anche... sopra le parole di una canzone, praticamente, che non sto qui a cantarla perché non è cosa mia, però eccolo, questo è Giamo, cioè questa è la casa minima. Sette artisti internazionali hanno dipinto 5 facciate di un quartiere, cioè io sono nato e cresciuto al centro storico, le case minime è un quartiere che non ho mai frequentato, ci sono capitato durante l'emergenza Covid, ho fatto il volontario lì quando ci è stato richiesto a molte associazioni di dare una mano, e ho conosciuto quel quartiere, mai mi sarei immaginato che poi i ragazzi che hanno presentato il progetto di agenda urbana, cioè l'asilo di Fulea, Maestri Fuori Classe e il collettivo Rublano Moguli Urbana, ha presentato questo bellissimo progetto. Quindi pensate, un quartiere come le case minime, di solito poco frequentato, ha visto artisti di quel calibro lavorare a stretto contatto con gli abitanti. Questo è un inizio, insomma. Un inizio, perché i laboratori continuano. Due settimane fa quel quartiere aveva visto 1900 presenze, persone venute a scattare la foto, in un posto per lungo tempo invece abbandonato, e adesso anche, diciamo, l'attenzione, questo progetto ha richiamato con forza l'attenzione della città e dell'amministrazione su un quartiere, a provvedere soprattutto ai suoi bisogni e ai bisogni dei suoi cittadini. È bellissimo, vi invito ad andarlo a vedere perché è veramente un'esperienza entusiasmante. Insomma, c'è tanto da lavorare, però qualcuno dice, poi ci si ferma lì, questo centro storico negli anni abbiamo sentito solo parole, no, da parte di tutti, cioè questo rinascita o meno, adesso ci sono un sacco di extracomunitari, vivere il centro storico non è fatto, tu vivi nel centro storico se non mi sbaglio. Allora,
Vogliamo chiarire anche questa situazione? Allora, secondo me è difficile cambiare un posto se non ci vivi. Cioè, pensare che da fuori arrivi e cambi tutto non è né possibile né giusto, perché soprattutto il lavoro che si fa lo si deve a chi finora ha resistito, e la resistenza del centro storico, coloro che hanno deciso di non abbandonarlo e continuare ad abitare. E ci sono 10-15 attività, ci sono. Ci sono tante, il centro storico, tu tieni conto che il centro storico, fra abitanti effettivi, diciamo, e di passaggio, fa quasi 5.000 persone. Non stiamo parlando di un luogo vuoto, è un luogo pieno di vita. Le attività ci sono, ne stanno nascendo altre. Se, cioè, proprio adesso, da ogni domenica del mese, ci sono i mercatini della piccola fiera di San Francesco, che ogni prima domenica del mese aprono in centro storico. Le attività hanno resistito finora, adesso avranno grande slancio. Se tu conti che con l'agenda urbana ne abbiamo finanziato 19 che si insediano lì, sommandosi a quelle già esistenti, già ti dà un'idea di quello che può, che diventerà. Poi ovviamente stiamo creando nuovi alloggi per i nuovi abitanti del centro storico, non ultimi gli attuali 120 studenti che oggi arrivano, arrivano gli studenti, che oggi sono per questo 120 paese, e saranno a regime 580. 580 ragazzi. È quasi un piccolo paese che entra in un grande paese che è il centro storico di Cosenza. Questo è, insomma, il piano del CIS, se non mi sbaglio, no? Sì, allora, realizzare l'arrivo dell'università è stato possibile grazie al CIS, perché noi avevamo un finanziamento su San Domenico che prevedeva che San Domenico stesso diventasse un luogo per l'alta formazione, per l'istruzione e per la cultura. Quindi è come se noi avessimo in qualche modo avuto l'offerta dell'università prima che noi gli fornissimo la domanda del luogo ristrutturato. Infatti adesso abbiamo anticipato i lavori, adesso iniziano a sprombattute, man mano l'università si amplierà negli spazi. Questa è una bella cosa, insomma, l'università, insomma, arriva nel centro storico, è una vita che si parlava, e questa è una cosa storica, insomma, che tutti ne parliamo adesso, anche come l'ospedale, che non so se tu sei, penso che sai, tu sei per Vagliolise oppure... Io ho votato in consiglio comunale, il consiglio comunale si è espresso per Vagliolise. Questa anche di oggi è una dimostrazione di questo, perché qual è stata l'occasione per cui si è potuta, diciamo, per la prima volta far arrivare con una speranza di stabilità l'università qui? E perché, appunto, il corso di laurea era nuovo, quindi non bisognava estirparlo da un luogo, cioè il campus, e trasferirlo. Era nuovo, nasceva dal nuovo. C'era la questione dei tirocini all'Annunziata, quindi il fatto che gli studenti metà fanno il corso a San Domenico e poi vanno all'Annunziata ha aiutato alla questione di localizzarlo all'interno della città e del centro storico. In più c'è la parte degli alloggi, che noi riusciremo anche a fornire al 20% degli universitari che hanno diritto a un alloggio, per cui si è chiuso questo genio, si è creato un piccolo campus fuori dal campus, e lo potremo fare con tutto il nuovo che arriverà. Poi se guarda, qualcuno mi dice: Fabio, l'importante è che si mettono d'accordo, perché fate lo ospedale, sia a Vagliolise, sia a Di Pignano, sia all'università. Guarda, questa però, l'importante è che si fa, insomma. Perché qua sentita, però dobbiamo stare attenti, perché io credo, io non c'ero all'epoca, ma è più o meno secondo me il discorso che è avvenuto con l'università. L'importante è che si faccia, sì, però poi per 50 anni ci siamo lamentati che si è fatta lì e non al centro storico. Non vorremmo che si crei lo stesso meccanismo. Però l'università, ricordo negli anni che, insomma, c'era l'onorevole Cecchino Principe che l'ha voluto a tutti i costi lì a Rende. Ha fatto il suo lavoro di amministratore. Qualcuno mi diceva che non ha voluto la Fiat Principe, ma ha voluto l'università, perché all'epoca erano questi, c'era Giacomo Mancini, c'era lui, c'erano Misasi, insomma, questi erano i politici di una volta. Ma io stesso... pace all'animale, cioè veramente, stiamo parlando di politici, insomma. Io sono felicissimo, d'altronde, se io quando ero nel periodo universitario, non c'era la facoltà che oggi c'è, all'epoca l'Unical ancora non ce l'aveva, e sono studiato fuori, altrimenti io apprezzo tantissimo l'Unical e mi piace moltissimo l'idea del campus, però è da valutare questo fatto che poi Cosenza, rispetto a una cosa che arrende per la Calabria intera, ha dato tantissimo, Cosenza poi si è sempre lamentata del fatto che non è stata nel centro storico, non vorrei che con l'ospedale si venga la stessa cosa. Ma non penso, vedi, già un primo passo, il rettore oggi l'ha detto, già si inizia, perché Leone ha avuto modo di sentirlo, insieme anche al sindaco, diceva appunto questo. Voglio dire, mi auguro che sia un primo passo verso un'apertura, diciamo, ancora più importante. Guarda, io mi dai l'occasione per ringraziare ovviamente il sindaco Franz Caruso, che ci ha creduto all'inizio, e il rettore Leone, che
ha concretizzato quest'idea quando abbiamo impiantato a inizio settembre l'Open Incubator al centro storico a Santa Lucia. È stato un grande atto di coraggio, certo, da parte nostra concedere il luogo, ma soprattutto da parte del rettore scegliere un luogo come Santa Lucia, perché quel palazzo si trova a Santa Lucia come epicentro di uno dei punti più avanzati dell'Unical. Quindi questo è il secondo atto, diciamo. Ce ne sarà un terzo. Certo, senza ombra di dubbio, Francesco, hai detto bene, c'è questo rettore che si è dato da fare, c'è anche una regione che, diciamo, forse siete divisi sul discorso della location dell'ospedale, però Roberto Chiudo ha voluto a tutti i costi questa facoltà di medicina, no? Certo. Che partisse a Cosenza, al contrario di questo del sindaco, ti ricordi, di Catanzaro Fiorita, che ha detto no, non se ne parla proprio, perché, ma c'è, capito? Ti ricordi, certo, la polemica che c'è stata? Anche lui dice, ma sai, ma è che benvengano, io lo dico sempre a Fiorita, che benvengano 100 facoltà di medicina, perché oggi noi abbiamo i medici cubani, parliamoci chiaro, cioè, e magari noi abbiamo tanti medici, che tanti giovani che vogliono fare medicina, purtroppo non riescono, vanno a Timisoara, vanno a Tirana, vanno ad Agrigento, guarda, vanno all'estero. Di che stiamo parlando, Fiorita? Di che stiamo parlando? No, per cortesia. No, ma per me non dovrebbe neanche essere un numero chiuso a medicina, figurati. Sì, bravo. Davvero, come dici tu, 100 facoltà. Ma poi se di uno, vabbè, tu fai partecipare, io voglio fare il medico, se cosa mia, ci riesco, ma se no mi ritiro, ci vuole il problema. Certe volte sembra che la politica la cosa che sa fare di più è troncare i sogni dei giovani. Invece noi spero che oggi abbiamo dimostrato che magari qualche sogno riusciamo a realizzarlo se ci impegniamo. Sì, questo bisogna dire, però ripeto, oggi non è facile, ecco perché dicevo prima, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, no, certo. Amministrare non è facile, voi lo state facendo con tanti sacrifici, state cercando di riuscire a portare avanti questa città. Qualcuno contesta il sindaco che non gira per la città, non va a vedere, che vogliamo dire su questo? Al sindaco, contrario, Chiudo, che magari Mario Chiudo girava, vedeva, ma questo lo faceva anche Giacomo Mancini. Forse sì. Franz un po' restio a camminare. Sfido io che il sindaco debba. No, sfido che il sindaco diciamo, non riesca a uscire dal palazzo, visto che è completamente sommerso dal disastro che ha trovato e sta, diciamo, giorno e notte chino sulla scrivania a cercare di risolverlo. Perché, diciamo, in tempi, come si dice, di vacche grasse è facile circolare e farsi belli, più difficile invece è quando devi lavorare per ricucire una situazione veramente, veramente. Vabbè, però voglio dire, una passeggiata su un corso, magari ti vedono, sai, so la che presenza parte, tua ogni tanto. Parte il tour delle scuole adesso, il sindaco fa il giro delle scuole, quindi quindi il sindaco parte questo tour delle scuole, parte questo tour, e quindi questa è una bella notizia. Va nei luoghi, anche lì il sindaco va nei posti dove c'è bisogno soprattutto. Cioè, lì è, diciamo, le scuole sono anche questo, le scuole sono vanno riviste, sono in situazioni complesse. E appunto, noi, a livello anche sismico, sì, allora, noi abbiamo con Agenda Urbana ha ristrutturato e riefficientato le due scuole storiche del centro storico, le annunceremo alla fine dei lavori fra un mese, che sono Spirito Santo e Via Mirelli, quindi le due scuole che hanno svolto anche una funzione sociale importantissima per quel quartiere, adesso sono di scuole salubri, efficientate, diciamo, con livelli europei di sicurezza, dei luoghi, quindi questo è stato un bel intervento. Poi ovviamente ci sono tante scuole, il sindaco le girerà tutte, posto che, come dire, è sempre quello il problema, dove stanno i soldi, anzi già tanto che col PNRR siamo riusciti a progettare e programmare due nuovi asili, Cosenza era rimasta con un solo asilo pubblico, adesso ne avrà tre, raggiungendo lo standard di Barcellona, che è il livello minimo europeo per una città europea, appunto. Senti Francesco, qualcuno mi sollevava il problema, poi anche del centro, perché le chiese sono nel centro storico, queste luci colorate, c'erano queste luci, io ho fatto una ripresa l'altra volta, perché qualcuno dice, Fabio, mi hanno spento le luci della chiesa di San Francesco, le cupole, quella di San Domenico, Assisi, ma perché l'avete spente? Perché c'è un nuovo piano di illuminazione, questo piano ha una parte di sicurezza pubblica, una parte di efficientamento energetico e una parte di illuminazione artistica. Purtroppo diremo addio alle luci, diciamo, un po' aggressive che finora hanno inondato. Spegnete le luci. Lo riaccendiamo con una luce. Tu hai mai visto? Soft. Guarda Matera ti risulta che si è illuminata di luci azzurre, blu e fucsia, o ha un'illuminazione generale uguale, uniforme? Vabbè, i sassi, i cose. Tu hai visto il Duomo come illuminato adesso? Il centro storico sarà illuminato come illuminato oggi. Quindi il Duomo. Tutte, non ci sono più le luci. No, sarà un'unica illuminazione con i criteri artistici per i centri storici. Tra l'altro, la nostra illuminazione permetterà, ti do questa notizia, di risparmiare 99.000 euro l'anno di soldi pubblici, perché abbiamo riefficientato 1.300 punti luce.
Inoltre risparmiamo 80 tonnellate di CO2 l'anno, quindi voglio dire, è il luogo di più salubre della città, il centro storico diventerà. Quindi si accenderanno, ma non queste di nuova luce, no. Nuova, allora, quindi mettete, perché molti hanno queste fotografie anche sul lungo fiume. Sono aggressivi. Poi non si pensa però mai a questo. Belle, queste luci erano sì, belle, però prima di tutto bisogna pensare a quanto, a volte noi non riflettiamo sul fatto che le cose che facciamo hanno un impatto sulla natura, sugli animali, sulla protezione. C'è una, la Calabria purtroppo non l'ha ancora fatta sua, c'è una legge sull'illuminazione che è a protezione del cielo notturno, c'è un motivo per cui noi la sera non riusciamo più a vedere le stelle in cielo, perché il modo in cui è fatta l'illuminazione fa sì che il riverbero c'è oscuri... Il green, c'erano anche le insegne green, ho fatto una trasmissione sì. Sulle insegne ormai che sono, diciamo... Green, io ho avuto pubblicista, un amico mio che esatto. Mi ha fatto questo. Cioè stiamo lavorando anche per come tu le piazzi, se dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, il tipo di, si chiama, mi pare che si chiami quantità di gradi Kelvin, cioè tutta una serie di cose, serie. Se tu li calcoli e le organizzi, le omogeneizzi, allora hai tutto un altro effetto e disturbi di meno anche, diciamo, la natura che... Certo. Anche insomma, il suo comunque ruolo. Francesco, c'è tanto da lavorare. Tantissimo. Quindi tu sei un giovane che poi mi hai detto perché sei sceso in politica? E io lo faccio da quando avevo 16 anni, come rappresentante di istituto al liceo, all'università. Sei proprio una passione la tua. Ma guarda, io in realtà in qualche modo vengo da una famiglia politica, nel senso che i miei antenati, i miei nonni, i miei bisnonni, i miei trisavoli hanno sempre fatto politica. Non i miei genitori, una generazione è saltata e forse è rimasta un po' questa. E poi sono un nativo democratico, io sono nato con il PD, sono con nato all'interno, sì, quindi proprio sei nato un po' a sinistra, cioè molto della sinistra, cioè sì, proprio, certe volte il PD mi sembra non troppo questo PD. Però, che poi in realtà ma c'è a Cosenza no, a Cosenza c'è una forte diciamo componente di sinistra del PD, sì. Molto più che in altri luoghi, e quindi forse questo anche che mi ha collocato lì. Questo segretario, questa Shile, come si chiama? Shile? Eli Schlein. Come hai avuto questa cosa? Beh, per me che sono diciamo un millennial, diciamo come ma sta facendo bene secondo te? Guarda, secondo me io aspetto, teoricamente lei sarebbe il perfetto segretario per un ragazzo millennial come me, come tipo di impostazione di battaglie. Sì. Sembra che in questo momento ci sia un po' di... ci sia un attimo... Tu insomma sei un po' scettico, insomma. No, non sono scettico su di lei, sono scettico su chi ha scelto chi lei ha scelto di farsi rappresentare in Calabria. Secondo me in Calabria c'era... Io non lo so, non capisco. Chi ha scelto? Chi c'è che rappresenta? Poi, se chi? Tu... Come si chiama? Non lo so, persone che sia come età anagrafica, sia come scelte politiche con la sinistra giovanile, secondo me, cioè con i giovani di sinistra, non c'è niente. C'entri poco e niente, però vedremo, il tempo ci dirà. Però vedi che sono tutte le case, ci sono le cose, però che bello, il bello è questo. Il bello è questo, la politica è questa. Ma poi se non ci sono le cose, capito, è vero, ci sono le correnti, no? Questa è parte dei correnti, non so di correnti. Se queste sono correnti o correnti. Sono, come si dice, increspature di onde. Però ritorniamo sulla città di Cosenza, sì. Francesco, perché tu hai questa delega importante, perché dobbiamo dirlo, questo centro storico è bello, c'è il castello, ci sono anche le scuole, c'è il liceo classico, c'è la provincia, insomma, questo centro storico ha avuto questo boom, diciamo, nel momento di Giacomo Mancini. Sì. Guarda, poi che è successo, secondo te? Giacomo Mancini, il sindaco Mancini... Ma devo dire tutti, anche gli altri sindaci di sinistra che si sono alternati, perché sia la consigliatura, l'amministrazione Catizzone che Perugini hanno proseguito su quella linea e hanno goduto di finanziamenti. Molte cose che noi vediamo adesso nel centro storico. Mancini è stata all'epoca dei grandi finanziamenti, poi lui era stato ministro, segretario di partito, quindi sapeva, aveva anche la visione, sapeva dove fossero allocate le risorse e come intercettarle. Molte altre opere che riguardano il centro storico sono state realizzate in quelle amministrazioni, alcune cose a cui non certe volte neanche pensiamo. La balconata di Corso Plebiscito, da cui tutti quanti ammirano il centro storico, proviene da quelle amministrazioni. Cioè, poi c'è sta, la, secondo me è mancata anche Calatrava, il ponte Calatrava nasceva in quella, sì, sì, questo centro, questo anche padronale, il planetario, cosa, anche planetario. Il MAB, ma sul planetario, cioè, che fate? Il planetario è in corso, come i box art sono in corso di efficientamento energetico. Con l'efficientamento energetico generale della città di Cosenza riusciremo a riaprire queste strutture che sono bellissime,
funzionantissime, peccato che sono state realizzate con un efficientamento energetico degli anni 90, quindi forse quando il progetto era stato pensato, per cui 1905. C'è anche il conservatorio nella città vecchia, sì, no? C'è veramente c'è la storia in questa città vecchia. E invece l'ex Jolly lì è fermo, il rumore. L'ex Jolly siamo adesso anche quello. Mi puoi dire qualcosa su questo? Che succede a ex Jolly? Ex Jolly, che cosa è successo? Più o meno ho fatto quello, faceva parte dell'accordo metro, no? Sì. L'accordo metro era la Cosenza e Rende chiedeva ottenevano quest'opera primaria. Sì. Oggi, se tu ci pensi che oggi stesso parlavamo durante l'incontro dell'Unica, sì, se avessimo adesso il tram sarebbe facilissimo spostarsi dall'Unica al centro storico. E questa era un'opera di completamento, cioè il regalo alla città per i disagi causati dalla creazione del tram, il Parco del Benessere, il Museo dell'Arico, eccetera. Che cosa è successo in questi 10 anni? Abbiamo ottenuto le opere complementari, cioè il Parco del Benessere e il Museo dell'Arico, ma di metro non si è visto niente. Il Museo dell'Arico, tra l'altro, ha avuto varie vicissitudini. Adesso stiamo ragionando, perché io non sono contrario a intitolare quel luogo ad Alarico. Sono contrario a creare un museo multimediale che riproduce i due musei già esistenti in città. Cosenza ha già due musei multimediali. Sotto a Piazza Bilotti, sì, no? Che speriamo di riaprire, e quello privato, ma uso pubblico, di Villa Rendano, con, sì, senza itinera. Quindi, perché creare un ennesimo museo multimediale quando lì dentro ci può passare? Già, sì, no, io sono d'accordo a mantenere la dicitura Alarico. Quello che il sindaco voleva proporre, che credo che il quartiere, anche ascoltando il quartiere, è stato quello di farne un auditorium e casa delle associazioni, cioè un luogo in cui si può dibattere, un luogo aperto, tra l'altro Cosenza manca di un luogo pubblico dove fare dibattito, quindi un auditorium con casa di quartiere che possa avere questo servizio per la, certo, città. Si sta decidendo se far rimanere appunto quel piano, quel modo primo piano, organizzato, sì, oppure ribaltarlo. No, ribaltarlo e farlo questo farlo. Ce lo diranno i progettisti, se si può invece ribaltare e creare sotto l'auditorium e sopra soltanto giardino. Vediamo, anche perché sarebbe interessante, è uno spazio che serve al... Senti, Perugini, hai citato, sì, Salvatore Perugini all'epoca io ho visto un progetto sull'ex ferrovia della Calabria, sì, su via, sì, Popilia, qui, sì, su Viale Parco, lì, sì, pare che doveva nascere un auditorium anche lì. L'auditorium popolare, sì. Oh, però lì adesso è terra di nessuno, perché ho visto ci sono tutte extracomunitarie. No, non è terra di nessuno, prima di tutto è terra delle ferrovie. Però sono i proprietari. Come si chiama lì, c'è Stella Comè, non so qual loro è. Ci sono delle associazioni che svolgono un, sì, grande lavoro per la città, che sono Stella Cometa, sì, Rimoci, sì, tante altre, e poi altre associazioni che fanno più la parte di... Cioè, dico terra di nessuno perché se lì ci vai la sera ti metti paura, io lo dico perché purtroppo abito quelle parti, lì vedi c'è buio totale, c'è questi signori, sì, che vedi che non si capisce quanto su saranno di 1.000, 2.000, 3.000, arrivano, no, tutti, allora, i giorni, guarda, ma per carità, sono... non voglio, per carità, che ben vengano, però c'è, ripeto, allora, un po' di questo, guarda, hotel centrale lì a Cosenza, fermo lì, tutto rotto, gente lì dentro, c'è, insomma... Un po' di paura come, uno ce, sì, l'ha. Ma come tu mi insegni, tutti i posti fanno paura perché non li conosci. Poi, tra l'altro, ecco, anche lì, già dai tempi di Perugini c'era questa idea di fare di qualcosa. Sì. Secondo me l'amministrazione di Cosenza potrebbe coprogettare insieme alle associazioni che lì lavorano una nuova versione di quei luoghi e magari, perché no, rigenerarli, certo, in una versione sia più sicura per loro e per la funzione che svolgono, sia più sicura con un senso di maggiore sicurezza per la città. Il problema è tutto che la proprietà non è nostra, cioè, quindi bisognerà prima parlare, e so che ci sono a livello di idee, della Calabria, insomma, lì dovete decidere che volete fare, avete quella terra di nessuno, che sono tutti quella striscia lì con i parcheggiatori abusivi sul Viale Parco, e dice che pure sono privati, non so di chi sono, però voi non potete tenere una landa sperduta su una città in quel, esatto, modo, scusami te lo dico, io l'ho detto più volte a Franzi Caruso, cioè lì bisogna intervenire, asfaltatele se state, fate parcheggi, fate strisce blu, fate quello che volete, ma lì in quel modo non può esistere una città, sì, europea, sì, in un centro cittadino con un Parco del Benessere, che ovviamente un parco del malessere in quel caso, voglio dire. Però detto questo, noi aspettiamo ferrovie, so che c'è, aspettiamo se ferrovie, vediamo che dico, e noi siamo disposti a coprogettare la rigenerazione di quei luoghi insieme alla situazione, e vanno fatte queste sono cose importanti se vogliamo guardare al 2050, perché voi, sì, non ci dimentichiamo che la vostra proiettate sicuramente 50, no?
cioè come il Dubai, sindaco. Perché ho visto che escono sui grattacieli la sera mattina, chissà, ho detto sindaco, ho detto scherzando, ci troveremo a Dubai fra 30-40 anni, non lo sappiamo, non lo so, poco, guarda, tu vedi tutti i grattacieli in genocità, perché pare che stanno facendo un sacco di grattacieli. Io dico sempre che questi i primi, quanti sono, neanche 20 mesi, un anno e 10 mesi, sì. Se ti ricordi mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Sì, lo so. Guarda, dopo fra 5 anni. Però una domanda da 1 milione di euro, Francesco, sì. Alimena mi risponde proprio chiaro, che ne pensi da città unica? Allora, c'è questa, su non lo so se faranno un referendum, faranno qualcosa, ma che vogliamo di sulla città unica? Tu sei favorevole o sei contrario? Guarda, noi unica? quando ero un giovane democratico, sì. Una decina di anni fa. Perché non lo sei più adesso? Adesso sono nel Partito Democratico. Sì, era la giovanile del PD. Un anziano democratico, fatti i capelli bianchi. A 30 anni sei fuori dai giovani democratici, fino a 35, quindi. Sì, li cacciano subito, sì. Però, guarda, noi avevamo addirittura fatto una campagna, sì. di supporto all'eventuale referendum sulla città unica, sì. Però c'è modo e modo. Guarda Pescara si è dato un cronoprogramma in cui il primo anno si fa lo statuto comune, il secondo anno si sceglie il nome, si riorganizzano gli uffici, il terzo anno, cioè si fa un lavoro insieme, sì. Se tu vuoi farla domani mattina perché vuoi imporre un luogo e un sindaco, certo, finiamo, certo. Come tante altre esperienze che si stanno già dividendo. No, certo, bisogna anche andarci con i piedi di piombo, certo. Perché anche Orlandino Greco qui del sindaco di Castrolibero si è espresso, ha detto no, qua bisogna ragionare bene o meno, certo. Poi non so, anche tu stai dicendo la stessa cosa, però l'idea di fare una città unica non è male, no? L'obiettivo finale deve essere quello, ma se tu pensi che noi abbiamo provato a costituire un ufficio unico dell'area urbana e poi è andata come è andata, perché ogni cosa, se non si fa per gradi e se non si fa con l'accordo di tutti i cittadini o della maggioranza dei cittadini, poi ti si ritorce contro. Secondo me calarla dall'alto non è l'occasione per Cosenza. Invece a livello di personale come siete messi a questo comune? Siamo messi male, ma ieri si è stato so che molti avete chiuso tanti uffici, no? Siete economato, se tu pensi che rispetto a una pianta organica di 1300 che era in origine il comune di Cosenza siamo, sì. 230, cioè. Tieni conto che ieri è stato approvato in giunta il bilancio di previsione, il primo vero nostro bilancio, diciamo, di previsione, che dovrebbe sbloccare anche la possibilità di fare assunzioni e concorsi, perché altrimenti, cioè, non può un comune di 60.000 abitanti, ecco appunto a proposito della città unica, vogliamo fare la città unica, noi riusciamo a gestire manco la nostra situazione attuale. Viste tutte però queste cose, però si fa la città unica, si fa tutto, capito? Cioè sommiamo problemi a problemi, sì, no, il dissesto è il dissesto, si ammonta tutto, ci ammontiamo tutto e abbiamo scherzato. Adesso si chiamerà Corende, per dire, no? Sì, ma se ci desse, okay, ma se tu pensi che se noi facciamo la città unica, il contributo che lo Stato ci dà è di 1 milione di euro, ci può servire a noi per rifare le buche. Però possiamo pensare, però azzeriamo i debiti, no? Siccome non si azzerano i debiti, quello è un comune sciolto per mafia, non si azzerano, si no, poi azzeriamo, cioè, poi non ci rimane niente più nuovo, quindi non lo so, io comune un comune nuovo, io i debiti non ce n'ho, io parto da zero, quindi quello è fallito, quello è chiuso, questo è fallito, azzeriamo tutto, l'unico che forse è buono è Castrolibero. Magari purtroppo vediamo. I giudici contabili hanno detto che non funziona. Non è possibile. Vabbè, no, se no. Era una cosa che. Sarebbe stata una bella idea. Purtroppo ci hanno detto che è realizzabile. Senti, Francesco, che vogliamo dire ai cittadini e cosa si devono aspettare nei prossimi mesi? Sì, io vorrei fare un appello. Vorrei riprendere l'appello del sindaco e dire ai cittadini di Cosenza, ma soprattutto di Cosenza Vecchia. Prepariamoci ad accogliere gli studenti che arrivano, come voi sapete, noi ormai l'abbiamo detto molte volte, gli studenti saranno a regime quasi 580, quindi il centro storico deve rispondere bene a questa chiamata, questa è un'occasione irripetibile per Cosenza Vecchia. Non vi comportate quindi, male, capito? Non facete i malandrini, no, di Cosenza cose. Vecchia sa come accogliere le persone, no, deve prepararsi a livello, cioè Cosenza Vecchia ha tantissimi spazi, tantissimi luoghi, tantissime case, tantissimi, quindi nel senso prepariamoci ad accogliere al meglio, perché Cosenza Vecchia è un luogo di grande accoglienza. Guarda Francesco, guarda la butto, sì. Io sono stato contrario perché quando è andata via la caserma dei Carabinieri, sì. Nel centro storico, lì è stato uno sbaglio anche dall'arma dei Carabinieri. L'abbiamo proposto, ci stiamo lavorando. Ma vedi perché, io come penso, no? Sì. Però dice, ma questo Fabio va a pensare una caserma, e invece era un presidio. No, ma ci stiamo lavorando, tra l'altro era dove adesso è allocato il Museo del Fumetto, quindi stiamo vagliando anche con diverse ipotesi di una possibile installazione, vediamo, perché ovviamente deve avere dei criteri particolari, certo, però è un ritorno che ci auspichiamo molto e credo che anche loro sarebbero felici di fare una postazione lì. Comunque accogliamo questi giovani, questi studenti, sì. Perché Francesco ha detto una cosa importante, quindi c'è
da questo sicuramente ripartirà anche il centro storico di Cosenza. Poi ci sono tante novità con agenda urbana, regione zona urbana, c'è il PNR, sì. Ci sono tante cose, sì, che da qui a poco, con l'anno nuovo, insomma, riuscirete a fare. Ti faccio i migliori auguri, in bocca al lupo. Se vuoi salutare gli amici, sì, poi ti do la centrale, la telecamera, sì, 1, eccola qua, prego. Di nuovo il mio appello è ci vediamo con le prossime novità, Fabio, da qui a poco, da qui a pochissimo, preparati. Grazie a tutti voi, 30 minuti di tutto di più. Questa sera insieme a me c'è stato Francesco Limena, che è consigliere comunale di Cosenza, delegato al centro storico. Un abbraccio a tutti voi, ci vediamo. Ciao!